E prosegue e dice: ma Gesù, accortosene, disse loro: o uomini di poca fede, perché discutete tra di voi per non aver preso del pane? Quindi cominciano a discutere. Non avete ancora capito e non vi ricordate dei cinque pani per i 5.000 uomini e quante ceste ne avete raccolto? Dico, voi le avete raccolte, l'avete visto, no? E quando le avete raccolte chi c'era? C'eravate voi. E prosegue e dice: e dei 7 pani, dico, non solo quelli, e dei 7 pani per i 4.000 uomini e quanti panieri ne avete raccolti? Sempre voi li avete raccolti, non ve lo ricordate? Andiamo avanti. E dice: come mai non capite che non mi riferivo al pane quando vi dissi di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei? Allora essi capirono che egli non aveva detto di guardarsi dal lievito del pane, ma della dottrina dei farisei e dei sadducei. Allora Gesù gli dice: non avete ancora capito e non vi ricordate? Come mai non capite? Tre domande. Non avete ancora capito? Ma dico, l'abbiamo capito o no? Non avete ancora capito e non vi ricordate? Come mai non capite? Andiamo avanti. Verso 13. Ricordiamoci queste tre domande. Verso 13 dice: poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea, di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Egli disse loro: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Allora Gesù, rispondendo, gli disse: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Ora qui vedremo qualcosa di diverso. Allora, perché Gesù gli fa questa domanda? Ma che domanda è? Se stanno sempre insieme. Che domande strane che fa. E poi ci fate caso, non gli domanda prima cosa ne pensate voi di me. Vuole sapere prima cosa dicono gli altri. Perché secondo voi? Perché Gesù si era accorto, come abbiamo letto, che non avevano ancora capito. C'è qualcosa che noi ancora tutt'oggi non abbiamo capito. Loro stavano sempre con Gesù e noi stiamo sempre con Gesù. Però in effetti c'è qualcosa che in realtà non abbiamo capito di Gesù. E ci dimentichiamo pure. Ci dimentichiamo delle cose che ha fatto. Come le avete raccolti voi? Le ceste con i pani ancora là dentro, non vi ricordate che erano vuoti, sono stati riempiti, voi li avete raccolti, non una volta, due volte, già vi dimenticate. Ma si possono dimenticare queste cose? È possibile dimenticare una cosa del genere? Eppure è possibile. Qualcuno se l'è dimenticato e molto probabilmente qualcuno si è dimenticato già di qualcosa che Gesù ha fatto per noi. Te lo sei dimenticato, vero? Non ti preoccupare che oggi Gesù te lo ricorda, però te lo sei dimenticato. Ti sei dimenticato qualcosa, però se Gesù dice come mai non vi ricordate, quindi lui vuole che noi ci ricordiamo e che non dimentichiamo. Facciamo attenzione quindi, perché Gesù vuole che noi ricordiamo e che non dimentichiamo, perché c'è un motivo. E ora vediamo qualcos'altro. E infatti, perché questa domanda? Perché Gesù si era accorto che non avevano capito. Allora, considerate qualcosa. Periodicamente Gesù verrà e chiederà: vediamo se hai capito. Vediamo fin dove hai capito. Ci capita quando parliamo con fratelli e magari vorremmo che loro già avessero capito quello che abbiamo capito noi, o perlomeno che capiscono quello che capiamo noi, perché non è detto che noi abbiamo capito tutto, però ci piacerebbe che loro capissero quello che abbiamo capito noi, no? E quando non capiscono: ma guarda tu che non capisci, ma è strana questa cosa, ma come mai? Ma come mai? Come mai? E c'è un motivo, e ora lo vediamo. Allora guarda, dice quello che succede quando Gesù fa questa domanda. Dice: ed essi dissero, vi siete accorti che rispondono in coro? In coro. Ed essi dissero, non una volta, in coro: sì, aspetta, Giovanni Battista, no, aspetta, dicono che sei Elia, no, aspetta, dicono che sei Geremia, no, aspetta, dicono che sei un profeta. Guarda quanto sono belli carichi a rispondere. Immediatamente non hanno fatto neanche fine di parlare. Sì. Ma Gesù, che si era accorto che non aveva capito: e voi chi dite che io sia?
ci fu silenzio. Vi siete accorti che c'è stato silenzio? C'è stato silenzio. Alla prima domanda tutti insieme, ed essi dissero, ah, dicono questo, sapete perché? Perché forse volevano sapere anche loro chi era, ancora non l'avevano capito. E dicono che sei Geremia. E guardavano Gesù per vedere se lui diceva, sì, è vero. Ah, no, dicono che sei un profeta. E guardavano Gesù per vedere se avevano indovinato. Ma non avevano ancora indovinato, non avevano ancora capito. Ecco perché ci fu silenzio. Dice, e Simon Pietro rispondendo disse, uno solo aveva capito. Tutti gli altri che fine avevano fatto? Come mai ora stavano in silenzio? E solo lui rispose, non solo, non vediamo neanche che dicono, sì, vero, ha ragione. Dico, a volte capita che qualcuno sa la risposta, ce la ricordiamo, vero, e come ha detto Graziella, me lo sono ricordato, vero, ha ragione, tu sei il Cristo. Ma non ci fu neanche questo. Avevano il dubbio anche quando Pietro ha parlato. Avevano ancora dubbio. Nessuno disse, è vero, lo penso pure io. No, perché non avevano ancora capito e non si erano ricordati di quello che Gesù aveva appena fatto. Si dimenticarono facilmente di chi lui era. Ma noi siamo quelli che vogliamo ricordarci di quello che lui fa, no? Alleluia, ci lavoreremo su questo. Quindi non risposero in più in coro, ci fu silenzio e rispose soltanto Pietro. Solo lui lo sapeva. E vediamo qualcos'altro. Vedi, a volte noi diciamo di Gesù, per noi, se chiedessi a Saro chi è per te Gesù, lui mi direbbe, ah, Gesù è un liberatore. Beh, l'hai ragione, è vero. E se io dico a Rosa, chi è per te Gesù? Ah, Gesù è un guaritore. Gesù è un guaritore, è liberatore, non è? No, Gesù è guaritore. Ah, e quindi per te sono liberatore, quindi non è guaritore. Ah, ho capito, succede praticamente che per qualcuno Gesù è solo Elia, è solo Giovanni Battista, è solo Geremia, è solo un profeta. Ma per chi è tutto questo insieme? Chi lo riesce a vedere nella sua interezza? Noi abbiamo bisogno di scoprire il Cristo. Conosciamo Gesù, ma abbiamo bisogno di conoscere il Cristo. E vedremo ancora più a fondo. Lo dobbiamo vedere nella sua interezza, in tutto ciò che Lui è, perché Lui non è solo questo o solo quello. Ma Gesù è tutto. Gesù è la completezza di tutte le cose, liberatore, guaritore, e quanto altro ancora potremmo dire che ancora non abbiamo capito e non ci ricordiamo, ma lo vogliamo ricordare. Quindi Gesù oggi vuole che noi ci ricordiamo di qualcosa. Andiamo avanti, ora vediamo qualcos'altro. Questo lo lasciamo, ma ce lo porteremo dietro, non vi preoccupate, ha un senso. Allora, guarda, una cosa particolare. Intanto vi dico, noi tutti ci conosciamo, giusto? Ci conosciamo, perlomeno se arriva poi qualcuno nuovo, pazienza, ci presentiamo e ci conosciamo. Però finora quelli che siamo qui adesso ci conosciamo tutti, giusto? Ci potremmo chiamare per nome, ci conosciamo. E vi ricordate quando ci siamo incontrati? Ve lo ricordate? Di qualcuno magari vi è rimasto più impresso? Io, ad esempio, mi ricorderò per sempre, qualcuno mi ha detto benvenuta, sono rimasta per 2 minuti ferma così. Mi era arrivato in faccia qualcosa di molto forte, non me l'aspettavo. Sono stata travolta da quel benvenuto. Ho detto, lo voglio fare anch'io, mi piace, funziona, quindi lo farò pure io. Però vi ricordate che ci siamo presentati? E se no, come sappiamo il nome? Se non ci presentiamo, piacere, sono Fiorella, piacere, sono Valentina. Che bello, ora ci conosciamo. Ora so che tu sei Valentina, tu sai che io sono Fiorella. Piacere Giusi, tu sei Giusi, io sono Fiorella. Perfetto, che bello, ci conosciamo, tutti noi ci presentiamo e ognuno dice qualcosa di sé. E se non lo diciamo noi, chi lo deve dire? Cioè, se io non ti dicessi che sono Fiorella, tu come lo fai a sapere, giusto? Ovvio, il conto torna. Però vediamo qualcosa. Qui succede qualcosa di insolito, strano, che a noi non succede. Allora succede questo, che Pietro dice, tu sei il Cristo. E Gesù dice, e tu sei Pietro, ma che stiamo giocando a indovinare? Succede qualcosa di diverso, è come se io a un certo punto mi conosco con Valentina e dico, tu sei Valentina, e lui mi dice, e tu sei Fiorella, ma chi l'ha detto? E qualcuno me l'avrà detto. Oppure ancora, è come se noi ci presentiamo davanti a qualcuno e diciamo, aspetta un attimo perché te lo devo dire io come ti chiami.
E mo possiamo stare anche giornate intere. Pensa tu, se hai un nome strano, se ce l'hai pure straniero, possiamo stare lì una vita. Meglio che me lo dici tu. Però in effetti qua succede diversamente. È Pietro che dice: tu sei Cristo. E Gesù gli dice: e io dico altresì che tu sei Pietro. Succede qualcosa di straordinario che noi oggi capiremo. Nessuno presenta se stesso, nessuno dei due si presenta da sé, ma è l'altro che dice qualcosa dell'altro. Succede questo: nessuno dice di se stesso qualcosa, ma lascia che sia l'altro a dirlo. Nessuno dice di se stesso qualcosa, ma lascia che sia l'altro a dirlo. Ora andremo più avanti e ci capiremo meglio. E dice infatti: nella carne e nel sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Non l'hai sentito dire da nessuno, non te l'ha suggerito nessuno, non hai ripetuto qualcosa che hai sentito da un insegnamento o da una predicazione o da una conferenza. No, non l'hai detto. E a volte può capitare che noi parliamo perché abbiamo sentito dire che Gesù guarisce. Gesù è un guaritore, certo che è un guaritore, certo, solo perché l'abbiamo sentito dire. E Gesù è liberatore, certo che è liberatore, ma solo perché l'abbiamo sentito dire. E Gesù è restauratore, certo, perché l'abbiamo sentito dire. Ma chi in realtà ha capito chi è lui veramente? Dice: non te l'ha rivelato un uomo, non l'hai sentito dire, quindi tu l'hai ripetuto solo perché l'hai sentito dire, ma ti è stato rivelato. Ora noi abbiamo bisogno della rivelazione. Il Cristo ci deve essere rivelato, perché altrimenti ripeteremo quello che abbiamo sentito dire. E noi non vogliamo ripetere quello che abbiamo sentito dire solo perché qualcuno l'ha detto, perché qualcuno ha ricevuto la rivelazione, e noi lo diciamo perché qualcun altro ha ricevuto la rivelazione al posto nostro. Noi dobbiamo ricevere la rivelazione per conto nostro, perché altrimenti parleranno altri, ma ognuno deve parlare per conto suo, perché Gesù verrà da te periodicamente. E ti diciamo: vediamo se hai capito, secondo te chi sono io? Tu che pensi di me? Che idea ti sei fatto di me? Ma chi sono io per te? Elia, non ci siamo ancora. Ma non ti preoccupare, perché ritornerà. Ritorna e te lo domanda. Sai perché? Perché lui vuole che tu lo capisca. E quindi noi lo capiremo. Quindi succede questo. Oggi impareremo tre principi fondamentali. Abbiamo visto quello che è successo. Entrambi non si presentano, ma lasciano che sia l'altro a dire qualcosa di se stesso. Il primo principio: succede un riconoscimento reciproco. Tu sei il Cristo, e io altresì ti dico che tu sei Pietro. C'è un riconoscimento vicendevole. È Gesù, è Pietro che riconosce Gesù, ed è Gesù che riconosce Pietro, per un principio fondamentale che dobbiamo tenere a mente e che non dobbiamo mai dimenticare, che è in Matteo 10:32. Alleluia. Tu sei il Cristo, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro. Che sta succedendo? Abbiamo detto riconoscimento. Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Allora non aspettiamoci il riconoscimento se prima non siamo noi a riconoscere Lui. Prima tu sei il Cristo e poi Lui può dire di noi tu sei. Prima dobbiamo riconoscere Lui affinché Lui ci possa riconoscere. E poi questo lo andremo ad approfondire, non vi preoccupate. Però è importante, fondamentale, prima noi dobbiamo dire di Lui affinché Lui possa dire qualcosa di noi, ma non prima noi. Prima Lui e dopo noi. Ecco perché molti soffrono di riconoscimento, perché c'è qualcosa che sta funzionando al contrario, e quindi non funziona. Al contrario, non funziona. Prima riconosciamo Lui, prima tu sei, affinché Lui possa dire di noi tu sei. Ma prima di allora Lui non lo potrà dire, perché così funziona. Deve essere riconosciuto Lui davanti agli uomini, non noi. E poi lo vedremo ancora più a fondo. Secondo principio: Pietro dice tu sei il Cristo, ed io altresì ti dico che tu sei Pietro. Secondo principio è questo: finché Lui non ci dice che siamo, noi non possiamo essere. Noi siamo perché Lui è. Infatti, poiché Pietro dice tu sei, Gesù dice
ed io altresì dico tu sei. Quindi finché lui non è, noi non saremo. Mettiamocelo in testa, ricordiamocelo, non potremmo fare niente per essere da noi stessi. Noi non ci possiamo fare da noi, ecco, insomma, non ci possiamo creare un'immagine da noi. Noi non possiamo fare qualcosa da noi, perché se prima non è lui, noi non saremo, perché noi siamo in virtù del fatto che lui è. Se non gli riconosciamo tutto, se non gli riconosciamo che tutto procede da lui e non da noi, perché pensiamo veramente qualcosa viene da noi? Allora non abbiamo capito, allora non ci ricordiamo. Abbiamo pensato forse qualcosa veniva da noi. Ma può essere mai? Prima lui e poi noi. Se qualcosa noi possiamo essere, lo possiamo solo perché prima è lui. Ma non prima noi, non funzionerà mai. E staremo lì una vita a soffrire, perché non funzioneremo neanche noi, perché prima lui e poi noi. Prima vi ha detto tu sei, e poi Gesù gli ha detto altresì dico che tu sei Pietro. Quindi lui deve essere prima che noi siamo. Dobbiamo comprendere che ogni cosa, tutta la gloria è sua, e lo diciamo, ma noi lo diciamo, certo che lo diciamo, ma lo dobbiamo ricevere la rivelazione, dobbiamo ricevere la rivelazione che tutto quello che noi siamo è in virtù di lui, perché lui l'ha fatto, è lui e siamo pure noi. E poi capiremo cosa significa essere, no? Cosa significa che noi siamo poi alla fine, e lo capiremo più avanti. Terzo principio, quindi abbiamo visto il primo principio, riconoscimento reciproco. Il secondo principio, vediamo come lui ci fa essere, perché se prima non è lui, noi non riusciamo ad essere. Possiamo fare quello che vogliamo, non riusciremo ad essere. Alleluia. Il terzo principio lo vediamo subito. Allora, tu sei il Cristo, io altresì ti dico che tu sei Pietro. Succede una cosa straordinaria, meravigliosa. Abbiamo parlato di riconoscimento, no? Che bello quando qualcuno ci riconosce. Ma immaginate se non avessimo un nome. E come, aspetta, quello lì. Quello lì, sai, che ogni volta viene di solito, aspetta, non mi ricordo a che ora viene. Alle 6 precise. Quello lì. Ma come, non te lo ricordi? Come si chiama? Come si chiama? Non lo so come si chiama. Ma guardate quello che fa Gesù. Dice, tu sei Pietro. Gli dà un nome. Dio ci chiama per nome. Noi abbiamo un nome e più avanti capiremo a cosa ci serve questo nome, perché non è che abbiamo un nome così tanto per avere un nome, tanto così qualcuno ci chiama, perché c'è un motivo. Il motivo per cui abbiamo un nome è strettamente correlato a Cristo. Tutto quello che ci succede è strettamente correlato a Cristo, niente per caso. Tutto quello che c'è nella nostra vita è strettamente correlato a Cristo, tutto. Niente lasciato al caso. Quindi Dio ci dà un nome, ora ci possono chiamare. Ah, che bello! Ma guardate quello che c'è dietro un nome. Cosa nasconde il nome? Cosa c'è in un nome? Che bello! Intanto un'identità. Dio ci dà un'identità. Siamo identificabili. Salvatore. Me lo sono ricordato, Salvatore. Salvatore, quel fratello che viene alle 6 ogni volta puntuale. Salvatore, identità, identificabile, riconoscibile, non sconosciuto, non anonimo, ma con un nome. E succede pure qualcosa, se Dio dice e io ti dico, vuol dire io stabilisco, vuol dire che da ora in poi tu sarai Pietro, vuol dire che da ora in poi ti dovranno chiamare Pietro, vuol dire che da ora in poi se io faccio il nome di Pietro, si ricorderanno di chi è Pietro. Sapranno chi è Pietro. Poiché tu mi hai riconosciuto, io ti riconosco. Poiché tu ti sei ricordato di me, io ricorderò agli altri di te. Quando noi ci ricordiamo di lui, Dio farà in modo che gli altri si ricordino di noi. E possono fare il nostro nome, il nome, e possono venire a cercarci. Ecco perché. Identità. Dio ci mette, ci dà un'identità e ci stabilisce. Poiché Pietro ha stabilito questa verità nella sua vita e ha detto tu sei il Cristo, allora Dio lo stabilisce fermamente. Io da ora in poi io dichiaro fermamente che tu sei Cristo e indissolubilmente che tu sei Pietro, indissolubilmente tu rimani Pietro e per tutti sarai Pietro. Una cosa bellissima, eppure questa cosa c'è nel nome? C'è l'autorità.
nel nome c'è l'autorità. Mentre noi lo riconosciamo e diciamo tu sei, e lui può dire di noi tu sei, e ci dà quindi un nome, c'è l'autorità, e lo vediamo perché dice questo in Matteo 16, 19, dice: ed io ti darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dietro un nome c'è un'autorità. Dopo che lo chiama, gli dà questa autorità. Mentre noi lo riconosciamo, lui ci affida, ci dà un'autorità, ci chiama per nome, ci dà un'identità, e in quel nome c'è l'autorità. Ora guardate cosa meravigliosa, e questo è stupendo. La cosa bella è che non è che lo chiama con un altro nome, lo chiama Pietro, lo chiama col suo nome. Che bello, nessuno oggi ci chiama col nostro nome. Io ormai sono fiore per tutti e mi identifico pure come mi chiamo, per tutti. E Ciccio, ormai sei Ciccio. Francesco, è strano, ma chi lo chiama ormai Francesco? Qualcuno, forse la mamma lo chiama Franco, però è raro che lo chiamano Francesco. E che ne so, Elisabetta, Elisa, Elisa, ormai sei Elisa per tutti, ma non per Dio, e vedremo perché. C'è un senso, ma dico, ci ha dato un nome per niente? Ah, perché mia mamma mi voleva chiamare Fiorella, così mi chiamava in un altro modo, effettivamente mi voleva chiamare Claudia e poi alla fine mi ha chiamato Fiorella, però c'è un senso, e meno male che mi ha chiamato Fiorella, perché c'è un senso. La cosa bella sai qual è? Che a noi piace Fiore, che bellina, dolce, Fiore è dolce, onestamente. Quando noi diciamo Fiore è una cosa piccola, dolce, delicata, ma Fiorella è un'altra cosa. Eppure io sono Fiorella, non sono solo Fiore, sono Fiorella. C'è il lato dolce, ma c'è il lato forte. Valentina vale, tenera, tenera, ma Valentina. Ah, non sentite la differenza? Valentina. Io dico che tu sei non Vale, Valuccia, tutto quello che ti possono dire, ma Valentina. Io stabilisco che tu sei Valentina. Guardate come cambia. Cinzia, non so come ti potrei chiamare. C è una cosa più bella. È più bella e quindi mi piace. Mi piace quando guida Cinzia, io penso a C. Ma Cinzia è un'altra cosa. È un'altra cosa. C'è un senso. Sapete perché? Perché come abbiamo visto, l'uomo prenderebbe di noi quello che ci piace, quello che gli piace, ma non ha il coraggio di prendere tutto di noi. Non vuole tutto, perché se vede poi l'altro aspetto di Fiorella, aspetta, questa parte mi sembra, non so se la voglio. E Cinzia, meglio ci, perché Cinzia, non lo so se mi piacerebbe, se, ci penso, va bene? Ti va bene? Però Gesù non vuole questo alla fine, non vuole questo, perché gli altri, ricordiamoci, hanno detto tu sei Giovanni Battista, Elia, sei Geremia, no, Cristo, tu sei il Cristo definito. Il Cristo, tutto è racchiuso in Cristo, e tutto è racchiuso in Fiorella, e tutto è racchiuso in Cinzia, e tutto è racchiuso in Valentina, Elisabetta, Francesco, e in tutti. C'è un'autorità, nel nome c'è l'autorità. Sapete, l'uomo tenderà sempre a sottovalutarci, Fiore. E ci sottovaluta, Fiorella, troppo grande, ma Dio, Giusi, ho stabilito che tu sei Giusi. E lo sarai per tutti, e tutti si ricorderanno di questo nome. Dio prende tutto di noi, non scarterà mai niente, così come sei, perché gli serve tutto. E che ci ha fatto per niente? Gli serve tutta la tua identità. Così come lui ti ha costituito, gli serve tutto. Gli serve tutto. Non si prenderà qualcosa che eventualmente, che ne so, non gli conviene, perché ci ha fatti per convenire in tutte cose. Non è che siamo stati fatti in un modo sbagliato, siamo stati fatti perfettamente a lui, quindi lui si prenderà tutto di noi, non disprezzerà mai niente di noi, non butterà mai via niente di noi, anzi dice, se gli altri non hanno puntato niente su di te e non avrebbero scommesso su di te, Pietro, diciamola tutta, anche per quello che poi ha fatto, ma lui ha scommesso perché lui ci vede prima. Lui vede oltre. Io, tu sei Pietro, non ti preoccupare, lo so quello che succederà, ma loro ti riconosceranno e loro sapranno che tu sei Pietro. Quando si parlerà di Cinzia, si ricorderanno che è Cinzia. Quando si parlerà di Valentina, si ricorderanno che è Valentina, perché Dio l'ha detto e ha fatto il nome. Quando Dio fa un nome, quel nome rimane per sempre. E poi vedremo sempre questo che significa, perché rimane per sempre. Quindi c'è questo senso, rimane in...
a lungo, poiché Dio lo ha stabilito. Quindi c'è l'autorità. Abbiamo detto c'è un'identità, Dio ci dà un'identità, ci dà autorità e ci inserisce nel suo piano. Prima l'identità, poi l'autorità, e ci inserisce subito nel suo piano. E qual è il suo piano? Ci fa partecipi. Dio ci rende partecipi del suo piano, non ci fa fuori. Ma chi lo può dire se non capisci? Se io già prima ti ho detto, ti ho chiesto chi ero e non mi hai saputo rispondere, ti potrò mai rivelare cose più alte di queste? Non te le posso rivelare, perché se non hai prima compreso che io sono il Cristo, come ti posso rivelare quello che mi sta per accadere? Ma poiché Pietro l'aveva riconosciuto, poteva dire, il verso 21, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani. Quindi tutto quello che sarebbe successo. Quindi Dio non solo, quando noi lo riconosciamo, non solo ci riconosce pure. E quando noi diciamo di lui dice qualcosa di, pure di noi, e lui che lo dice, avete visto, non siamo stati noi a dirlo, l'ha detto lui, ma ci dà identità, autorità e ci fa partecipi del suo piano. È nel volere di Dio che noi partecipiamo al suo piano, e ci vuole fare sapere quello che sta per avvenire, ci vuole dire qualcosa. Ma se tu non capisci ancora chi è lui, e deve ritardare, deve aspettare. Perché prima è necessario che tu capisca chi lui è. Un'altra cosa meravigliosa. Ma dico, se lo diceva lui non facevamo prima. Ma questo lo sapevamo tutti. Ma non funziona così. Non funziona così. E meno male che non funziona così. Dio non ci vuole costringere. Dio vuole che noi spontaneamente crediamo. Che noi lasciamo che il Padre possa far fluire in noi la sua rivelazione, che noi ci apriamo alla rivelazione. Vedete quanto è importante aprirsi alla rivelazione, perché Dio ci deve dire qualcos'altro. E vediamo quello che dice ora, vediamo nel verso, questo è bellissimo, mi sono sempre chiesta come mai, però pazienza, l'ha detto. Allora, sempre il capitolo 16, il verso 20, dice: allora egli ordinò ai suoi discepoli di non dire ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Vi siete mai chiesti come mai? Io, se devo dire la verità, me lo sono chiesto più di una volta, però poi ho detto, ma un giorno me lo farei capire, un giorno lo capirò perché l'hai detto, un motivo ci sarà. Non lo dire a nessuno, ma come, non è meglio che lo sanno? Così ti vengono tutti a cercare. E scusa, noi non glielo vogliamo dire agli altri dove è Gesù, o no? È certo che glielo vogliamo dire, ma se lui dice di no, non lo possiamo dire, non lo possiamo dire. Perché? Allora, non gli dire a nessuno, non andate a dire, specifica, ad alcuno che egli era Gesù il Cristo. Non glielo dire che egli era Gesù il Cristo. Lascia che siano loro a scoprirlo. Se glielo dici tu, lo ripete perché l'hai detto tu. Ma non ha ricevuto la rivelazione. E c'è anche una profondità. Andiamo in Matteo 24:4. Alleluia. C'è un motivo. Gloria a Dio. Matteo 24:4. Ora, abbiamo detto che Gesù non dice mai niente per caso, tanto per dirlo. C'è sempre un motivo. C'è saggezza. Ricordate, abbiamo cantato lì la sapienza di Dio. Lui è sapiente e sa quello che fa. Matteo 24:4 dice: e Gesù rispondendo disse loro: guardate che nessuno vi seduca, perché molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Che sta succedendo? Ecco perché lui non dice io sono il Cristo. Perché siccome stanno per venire molti che diranno io sono il Cristo, e poi che vai a capire chi è? Se tutti dicono io sono Fiorella, no, io sono Fiorella, no, io sono Fiorella, no, io sono, vai a capire qual è quella originale. Vai a capire. Come si fa a capire? Ecco la sapienza di Dio. Non dire mai agli altri chi tu sei.
ma lascia che gli altri lo scoprano e vedrai perché. Perché c'è un senso e noi vogliamo andare verso questo senso e vogliamo andargli d'accordo perché c'è un motivo. Allora dice: molti verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Sapete chi sono quelli che seducono? Sono quelli che conducono a sé. Ah, ecco cosa fai. Conducono a sé, non dicono di lui tu sei, ma dicono io sono. E infatti loro dicevano io sono il Cristo. Ecco perché Gesù poteva dire non dite a nessuno che io sono il Cristo, perché stanno per arrivare i falsi. Ricordatevi che quando c'è un autentico, un vero, c'è sempre un falso. Per questo non dobbiamo mai essere noi a dire io sono questo e sono quello, lascia che lo dicono gli altri. Non lo dire mai tu di te stesso, e vedremo anche il perché. C'è un motivo fondamentale ed è, vediamo se lo troviamo, Giovanni 5,31. C'è un motivo, c'è un senso. Questa parola sta arrivando per un motivo. Dio ci vuole addestrare per essere in accordo al suo proposito, al suo piano. Non vogliamo essere ignoranti delle macchinazioni di Satana, non vogliamo essere sconosciuti ma conosciuti, perché noi dobbiamo essere conosciuti, perché c'è un senso anche in questo e lo vedremo. Quindi Giovanni 5,31, vediamo dov'è, importante, perché non dobbiamo dire di noi: se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace. Ah, visto cosa succede? Se tu continui a dire quello che sei, è come se stai dicendo il falso. Perché tu solo lo dici, è un testimone per caso. Poi se chiamiamo un testimone che dice qualcosa di brutto su di te, voglio vedere. E poi se lo corrompi, figuriamoci se non dice qualcosa su di te. Giusto? Potrebbero essere due lati della medaglia. Potrebbe esserci qualcuno che ovviamente dice, guarda, no. Non è come dice Graziella, e quindi tu come? Dopo che hai lavorato per dire guarda quello che sono, qualcuno viene e ti scredita. O al contrario, potrebbe essere che tu, come lo dici a me che non l'hai pagato? Avanti, chi me lo dice a me se quello non sta facendo un compromesso e tu e dice quello che dici, che vuoi tu che dica? Non siamo noi, che non siamo noi a testimoniare di noi stessi, ma lasciamo che sia lui a testimoniare di noi stessi. C'è un motivo, perché stanno arrivando i falsi. Coloro che sono falsi diranno di se stesso io sono. Importante. È necessario. Dov'è il certificato di autenticità? Ce l'hai per caso? Fammi vedere, è un documento. Che sei tu, Filippo Lavafila. Fammi vedere il documento. Perché sai quanti se ne presentano? Certificato di autenticità. Che non te lo procuri da te stesso, perché lo potresti falsificare. Sta arrivando il falso e molti già falsi sono in mezzo a noi. Per questo non siate voi, che non siamo noi, a dire qualcosa di noi stessi, ma lasciamo che siano gli altri. Io lo so, ci verrebbe da dire, sai quante cose ho fatto? Io so cantare. Ma perché non glielo posso dire che so cantare? Che sto dicendo di male? Io sono una cantante, te lo dico, io sono una cantante. E io non dovrei essere, quello dovrei già cantare, ad esempio. Ma lascia che siano gli altri a dirlo. Se Dio vorrà canterai, non ti preoccupare, sarò una cantante. Ma lascia che sia Dio a farlo. Mentre tu dici qualcosa di Lui, Lui potrà dire qualcosa su di te. Ma non prima. Non sarai tu a dirlo di te stesso o di te stessa. E noi non vogliamo dirlo. Non l'ha detto Gesù, dice non ditelo. E dobbiamo dire noi, ah, Filippo, diglielo che sono stati a fare quella cosa, ti raccomando. Di Fiorella... È stata Fiorella che l'ha fatto. Non essere generico. E c'ero io, non è che non c'ero. Io vi sfido stasera. E mi sfido pure io, ovviamente. Quando ci verrà la tentazione di dire, di raccontare un'esperienza, diglielo che c'ero io. Diglielo che l'ho fatto io. Se ci viene questa tentazione, racconta l'esperienza. Non c'è bisogno che dici chi c'era alla fine. Chi c'era, c'era. Dio l'ha fatto. O no? O mi sbaglio? Che l'abbiamo fatto noi? È Dio che l'ha fatto. E che problema c'è? Importante. Dio passava sempre dalla folla, passava inosservato. E quando lui voleva non essere osservato, erano gli altri che parlavano di lui ugualmente. Non dire di me, non dire che c'ero io preferisco così. Non dire che l'ho fatto io preferisco così. E poi Carmelo va e dice, sai, Fiorella.
che bel cuore che ha. Però sono stati gli altri a dirlo. Non l'ho detto io. Importante, se lo dicessi di me, la mia testimonianza sarebbe falsata. Non c'è l'autenticità. Sarebbe compromessa l'autenticità. Perché ce ne sono tanti che sanno fare. Pure Saro sa cantare alla fine. Ce ne sono tanti che fanno quello che fai tu. Ce ne sono tanti che dice io sono questo e io sono quello. E facciamo a gara. E facciamo a gara, non solo. Vediamo. 5:31, giusto? Intanto dice questo. Se io testimonio di me, la mia testimonianza non è verace, vi è un altro che rende testimonianza di me e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Quindi se lui è a testimoniare di noi, siamo sicuri che dice il vero, perché lui ci conosce. Quindi se lo dice lui, se Dio a rivelarti qualcosa di me, è quella. Non ti preoccupare, non è quello che ti dico io, è quello che sentirei da lui, da parte sua, di me. Quello è il vero, io ti potrei dire qualcos'altro. Ma lui ti dice il vero, stai sicuro? Su quello è la nostra testimonianza. Ora, quindi, molti diranno, abbiamo detto, io sono il Cristo. E molti, molti verranno e sedurranno e ci saranno guerre e rumori di guerre. Vi siete mai chiesti perché c'è lotta? Qui si riferiva a qualcosa di effettivamente naturale, che sarebbe successo, le guerre sono successe e stanno succedendo e probabilmente succederanno, perché così è scritto e così sarà. Ma vi faccio vedere qualcos'altro. Dice, poiché dicevano sono il Cristo, siccome c'è troppa lotta, c'è lotta a vedere chi è. Io sono vero, no io sono vero, no io, no io lo so fare meglio. Quando lo faccio io qualcosa succede, quando lo fa lei non si muove niente. Ma te ne accorgi che quando lo fa Valentina non si muove niente? Quando lo fa invece Fiorella pare che sia per il cielo. Ah, non va, non funziona così. Ed è a motivo di questo io che ci sono guerre e rumori di guerre e ci sono lotte. E ci sono contrasti, perché ci sono i falsi. Se tu stai dicendo io, sei un falso. Come un quadro falso, perché lo dici tu. E chi te l'ha detto? Dice, perché il tuo spunto non mi può attestare chi sono? Sì, ma tienilo per te. Perché c'è un altro che dice poi la stessa cosa e tu apparirai come falso, come uno che parla come parlano gli altri. E chi ti crede più? Era importante che gli credessero a Gesù. Perché visto che sarebbero venuti tutti falsi, era importante credergli. E per questo è importante che ci credano. E se ci vedono come tanti, Dio ci ha dato, Gesù ci ha dato un nome affinché non fossimo uno dei tanti. Ma fossimo Salvatore, e fossimo Graziella, e fossimo Davide. Non fossimo uno dei tanti, ma il nome. C'è un motivo per cui abbiamo un nome. E noi lo vedremo. È Dio che ci stabilisce, ma prima deve essere riconosciuto Lui, non noi. Prima dobbiamo dire di Lui e mentre noi diciamo di Lui, Lui dirà di noi. Mentre noi parleremo di Lui, sarà Lui che mentre noi non lo sappiamo parlerà di noi. Ma perché è proprio necessario che si parla di noi affinché ci sia una testimonianza. Ma la testimonianza deve venire da Lui e non da noi. Ecco perché è necessario questo. Quindi Dio ci dà un nome per questo motivo. Non dobbiamo essere noi a riconoscerci, non dobbiamo essere noi a presentare noi stessi. Lasciamo che sia Dio a presentarci, lasciamo che sia Dio a parlare di noi. Stiamo in silenzio. Non avere premura di dire chi sei, non avere premura di farti conoscere. Non c'è premura, alla fine deve essere conosciuto Lui. Fai passare Lui avanti. Ma dico perché? Perché? Perché devo essere considerato un nulla? No! Se ti facessi conoscere saresti considerato un nulla. Ma poiché stai dietro e lasci che parli Lui, stai per essere glorificato e non te ne rendi conto. E quello è il discorso. Non che non siamo noi a parlare di noi stessi. Importante. Vedi, Pietro aveva riconosciuto in lui il Cristo, aveva riconosciuto che in lui è tutta l'unzione. L'unzione non viene da noi, ma ci fluisce attraverso di lui.
è quello che noi riusciamo a fare in virtù di Lui che è fluido attraverso di noi, ma niente viene da noi. Guardate, lo posso leggere anch'io. Matteo 27,11 dice: ora Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei Giudei? E Gesù gli disse: tu lo dici. Ah, che ci voleva meglio occasione di questa? Sì, sono io. No, finalmente qualcuno che l'ha capito. Sono io. No, dice: tu lo dici. Che bello. Che bello. Tu lo dici. E da un'altra parte dice: in Giovanni 18,33, Pilato dunque rientrò nel pretorio, chiamò Gesù e gli disse: sei tu il re dei Giudei? Gesù gli rispose: dici questo da te stesso oppure altri te l'hanno detto di me? Dici la verità? Te l'ha detto qualcuno? O lo pensi tu? O l'hai capito tu? Vedete l'importanza che siano gli altri a dirlo? L'importanza che siano gli altri e non noi. È meraviglioso. E guardate come Dio stesso lo dice. In Esodo 3,13, lo leggo pure io, non vi preoccupate. Allora Mosè disse a Dio: ecco, quando andrò dai figli di Israele e dirò loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato da voi, se essi mi dicono qual è il suo nome, che gli dico? Che risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: così gli dirai. Dirai così ai figli di Israele: l'Io sono mi ha mandato da voi. Lo vedete la necessità degli altri di sapere chi sei a tutti i costi? Vogliono per forza sapere chi sei. Gli devo dire chi mi ha mandato. L'autenticità. Guardate quanto è importante l'autenticità. Gli devo dire qualcuno chi mi ha mandato. Quando andiamo in qualche posto diciamo: mi manda Filippo Lavafila, lo conosci? Ah, ok, se ti manda Filippo. Questo succede, che gli dico che mi manda? Cosa dice Dio? Io sono colui che sono. Non ti devo dire chi sono. Perché io sono tutto. Io sono colui che sono. E tu gli direi proprio così: sì, ma dimmi chi ti manda. Io sono colui che sono. Ma dimmi chi ti manda. Io sono Valentina. Sì, ma che ne so, che fai? Suoni la tastiera? Che fai? Io sono Valentina. Valentina. E va bene. Se vuoi dire che suono la tastiera, vieni in chiesa e vedi come suono la tastiera. Un esempio, no? Ma Dio diceva: io sono colui che sono. Non dobbiamo dare spiegazioni. Qualcuno ci vuole tirare dalla bocca di farci dire qualcosa che non dobbiamo dire. Voglio sapere forza chi sei. Fiorella, perché non mi conosci? Fiore, vuoi sapere pure dove sto? Non ti basta sapere altro. Se Dio ti vorrà rivelare qualcosa, sarà Lui a dirlo. Non sarò io a dire qualcosa di me, ma sarà Dio a dirlo per me stesso. Quindi, questo è quello che noi dobbiamo fare. Non permettiamo agli altri di farci tirare di bocca qualcosa che Dio ha detto: non lo dire, non lo dite. Non lo dite severamente. Gli ha detto: non dite che sono Gesù il Cristo. Ma poi gli altri lo dicevano: non lo dire. Non lo dire, lascia fare, perché i falsi stanno arrivando e tu non saresti più autentico. Lascia che siano gli altri a dirlo. Fai fare a Dio, prima Lui, la necessità di riconoscergli prima tutto a Lui, affinché Dio possa riconoscere tutto a Lui, a noi. La necessità di ricordarci di Lui, affinché Lui si possa ricordare di noi. Ed ecco perché Dio ci dà un nome. Ora è importante, ma perché succede tutto questo combattimento? Ve lo siete mai chiesto? Perché l'uomo... vi assicuro che a tutti è successo. Ah, qui ci solleviamo. A tutti è successo. Ci succede. Se non ci è successo, ti succederà. E te lo devo dire, sapete perché ti succederà? Perché è successo qualcosa di specifico. In Genesi 3,5, quando il serpente è andato a sedurre la donna, che gli ha detto: se voi mangerete di questo frutto, non morrete affatto, i vostri occhi si apriranno. Ah, vi sto per dire. E sarete come Dio. E sarete. Ci ha messo in testa che non siamo. E a tutti i costi vogliamo dimostrare che siamo. E lottiamo con l'indifferenza. Perché siamo indifferenti agli altri. Nessuno che ci riconosce. Nessuno che ci dice: bravo, hai fatto bene. E non c'è sofferenza se qualcuno non riconosce. Se tu lavori, ti impegni, ci metti tutto il cuore. E nessuno che ti dice: bravo.
è Dio che l'ha stabilito. Gloria a Dio. Ecco perché soffriamo. Soffriamo di insicurezze, perché Satana ci ha imbrogliato e ci ha detto che non siamo, ma che invece dovremmo essere, e sarete come Dio. Ecco perché oggi noi vogliamo essere, quando invece siamo già, perché abbiamo detto che siccome Lui è, noi siamo già in Lui, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, noi lo siamo, tutti noi, nessuno escluso, siamo stati chiamati. Tutti noi abbiamo un nome, penso non c'è nessuno qua senza un nome. Tutti abbiamo un nome, tutti siamo stati identificati, identificabili. Vi dico anche un'altra cosa, sapete, quando Dio ci identifica e ci dà un nome, anche i demoni ci devono riconoscere. E questo succede, succede perché, sapete, quando i demoni hanno detto: io conosco che è Gesù e so chi è Paolo, ma voi chi siete? Anche i demoni ci dovranno riconoscere quando è Dio a riconoscerci. Ecco perché dobbiamo lasciare che sia Lui a dire di noi, affinché anche i demoni riconoscano la potenza che c'è in quel nome, poiché siccome nel suo nome c'è potenza anche nel nostro nome. E perché i demoni hanno riconosciuto Paolo? Perché il suo nome era strettamente collegato a Cristo, non faceva nulla indipendentemente da Dio, nulla. E quindi i demoni vedevano Paolo, ma vedevano Cristo, erano la stessa cosa, la stessa cosa. E sapete perché è la stessa cosa? Perché così come vediamo che Pietro dice: tu sei il Cristo, io altresì dico che tu sei Pietro, poiché Pietro aveva riconosciuto che l'unzione era da lui, e l'unzione è in colui che è mandato. Gesù è stato mandato. L'unzione è nel mandato. Non, se ci mandiamo da noi stessi non abbiamo unzione. Se ci mandiamo da noi stessi non siamo autorizzati, e neanche i demoni ci riconosceranno, quando invece i demoni devono essere cacciati. Per questo non dobbiamo riconoscerci da noi stessi. Dobbiamo vivere e avere l'atteggiamento di coloro che sono stati mandati. Gesù non faceva niente senza vederlo fare al Padre. Non solo, ma lo vedevate mai? Vedete mai che Gesù parla di se stesso? E si elogia e dice qualcosa di sé? No, dice il Padre, perché il Padre, perché io amo il Padre, perché il Padre e il Padre. Agiva come uno che è stato mandato, e non come colui che si è mandato da solo. Agiva come colui a cui è stato affidato, e non come colui che ha senza che nessuno gli ha affidato niente. Ecco la chiave. Noi dobbiamo agire come coloro che sono stati mandati. E poiché sono stata mandata, io parlerò di quello che lui parla. Sì, che faccio? Se tu mi fai un complimento o se mi dici qualcosa, io dico no, 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 non dico questo. Dico alleluia, gloria a Dio, alleluia. Perché lo so che mi hai detto perché hai visto il suo nome, perché hai visto il suo nome, ma sarai tu a dirlo, non sarò io a sedurti, a condurti a me. Gesù ha condotto tutti al Padre, tutti noi siamo stati condotti al Padre, e noi dobbiamo condurre tutti a Cristo, tutti verso Cristo, non a noi, non tiriamo le persone verso di noi, se no non c'è nessuna unzione. Lui è stato glorificato. E questo lo voglio leggere in Giovanni 17, perché è importante. Alleluia, spero di non aver dimenticato niente. Gloria a Dio. Gesù non faceva niente da se stesso. Lui poteva dire e diceva che niente veniva da lui, ma stava facendo solo la volontà del Padre. Alleluia, affinché quando sarebbe venuto qualcuno diceva: il sono il Cristo. E se vi dice è là, andate là. E se vi dicono lì nel deserto andateci, nessuno gli crederà, perché il Cristo non parla da sé, il Cristo parla del Padre. Una cosa importante che stavo dimenticando, ma che non devo dimenticare, e lo dobbiamo vedere, e questo non lo dobbiamo dimenticare, è quando Gesù dice, Giovanni 5,31, scusatemi, ci torniamo perché è importante, è fondamentale. Giovanni 5,31, dove abbiamo letto 32, vi è un altro che testimonia di me e io so che la testimonianza che gli rende di me è verace. Dice nel verso 33: voi avete mandato di interrogare Giovanni
ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Verso 36. Ma la testimonianza che io ho è maggiore di quella di Giovanni, poiché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Da cosa saremo riconosciuti? Non dalle parole, non da quello che noi diremo di noi, ma dalle opere che facciamo. E qui dobbiamo fare opere, ora ti dico, aspetta. Non da quello che diremo, ma da quello che faremo. Ma quali opere si vedono? Le opere del Padre, non le opere che vuoi fare tu. Allora sai che faccio? A tutti i costi farò qualcosa, così se io comincio a cantare, guarda, ora comincio giovedì, mi faccio vedere nella tastiera, così capiranno che io sono fatta per cantare. Lo devono capire prima o poi. Mi faccio trovare ogni giorno là, che provo, che suono, vediamo se lo capiscono in qualche modo. No, le opere del Padre. Le opere del Padre, che parlano del Padre e che non parlano di te. Ma smetti di parlare sempre di te. Non dobbiamo parlare sempre di noi. Ora si deve ritornare a parlare di Lui. Il punto è che si è perso questo obiettivo e si parla di noi, non si parla più di Lui. Dobbiamo ricominciare a parlare di Lui e non di noi. Quindi c'è, le opere testimoniano di noi. E quindi le opere. Allora, ci saranno anche i falsi, abbiamo detto, i falsi profeti, i falsi cristi, che faranno dei segni, che se fosse possibile sedurranno anche gli eletti, se fosse possibile. Ma non è possibile, perché abbiamo detto che saranno le opere del Padre, le opere del Padre. Noi sapremo riconoscere. Mi parli di te, ok, ancora non ci siamo, poi ci ritorno. Se tu mi parli di Cristo, io ti ascolto. Ma se mi stai parlando di te, ok, ci dobbiamo lavorare ancora. E lì non falsiamo l'autenticità che Dio ci ha dato. Dio ci ha fatto tutti autentici, siamo autentici tutti allo stesso modo, c'è un'autenticità preziosa. Giovanni, quello che vogliamo leggere, Giovanni 17, importantissimo, alleluia, in effetti è tutto importante, gloria a Dio, ma per non perdere il senso di quello che Dio ci vuole dare stasera. Dice Giovanni 17:18: come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo, nello stesso modo in cui tu mi hai mandato. Lui ci manda nello stesso modo in cui è stato mandato, cioè si aspetta che facciamo le cose nello stesso modo in cui le ha fatte lui, nella stessa maniera. Così come tu mi hai mandato, ugualmente io mando loro. Ugualmente, e quindi ugualmente come lui si è comportato da mandato, noi dobbiamo comportarci nello stesso modo in cui lui è stato mandato. Le stesse opere che ha fatto lui le dobbiamo fare noi, lo stesso modo di parlare lo dobbiamo avere noi. Lui non parlava di sé, noi non parleremo di noi, semplice, ma lo dobbiamo fare, perché a questo siamo stati chiamati, mandati nello stesso modo in cui è stato mandato lui. Non ci siamo mandati da soli, siamo stati mandati. Dio ci ha mandato, non da noi, e dice pure, ma dice un rimprovero, assolutamente, guarda qualcosa. Perché questa parola stasera? Perché Dio ci vuole mandare. Ma se mettiamo le mani, falsifichiamo. Lasciamoci mandare. Ubbidiamogli. Così sarà fatto. Da mandati, ricordati, da mandati. Io so che vorresti dire qualcosa, vorresti aggiungere qualcosa, non aggiungere niente, comportati da mandato, nello stesso modo in cui l'ha fatto lui, fallo tu, da mandato, perché lui vuole riconoscerci, lui ci ha dato un'autorità e vuole che abbiamo l'autorità, ma se non riconosciamo lui, questa autorità non ci sarà. Ecco il punto, e Satana ci convince che l'autorità non ce l'abbiamo, che non siamo, e quindi ci fa comportare diversamente da come Dio vuole, affinché perdiamo, e affinché non abbiamo successo, e affinché non entriamo a far parte di quel piano. Ma noi in quel piano ci siamo già, non ci dobbiamo uscire, non usciamo da quel piano, non usciamo da quel proposito. Nel tuo nome c'è un proposito, c'è una storia, c'è un progetto, c'è un proposito, e quello, noi per questo noi siamo stati destinati ad un proposito. Ecco perché Dio ci sta parlando adesso. Calma, non ti preoccupare, che io ti voglio riconoscere,
Io ti voglio riconoscere, ma lascia che sia io a farlo, perché quando avverrà lo vedranno tutti e tutti ti riconosceranno. I demoni si dovranno piegare, tutti lo dovranno dire che io l'ho mandato e nessun altro uomo l'ha mandato, perché si riconoscerà dalle opere del Padre, perché parlerà del mio. Lo stesso Spirito Santo che abbiamo in noi prende del suo e ce lo dà. Nessuno delle tre persone della divinità parla di se stesso, ma tutti parlano l'uno dell'altro. Nessuno parla di lui, di se stesso, nessuno. Ecco perché, e perché ci vuole dare, dice nel verso 22: io ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, affinché siano uno come noi siamo uno. Dio ci manda per darci la gloria, dice: io gli ho dato la gloria. Non cercarti la gloria da solo, quella non è gloria, non è gloria. Io ti ho dato la gloria, io gli ho dato la gloria affinché siano uno. È la gloria che ci farà essere uno. Ma se la gloria ce la prendiamo da soli, non saremo mai uno. Vi ricordate guerre, rumori di guerre? Perché ancora qualcuno insiste e dice: io sono, non è lui, io sono il vero, lui è il falso. Perché ancora succede questo. Ma Dio ci vuole dare la gloria, ci ha dato la gloria affinché fossimo uno. E questa gloria c'è, riconosciamolo, perché dice: io gli ho dato la gloria. La gloria c'è, non facciamoci ingannare da Satana, siamo stati già glorificati. Comportiamoci da coloro che sono stati mandati, coloro che sono stati unti per essere mandati, coloro che compiono le opere del Padre. D'altronde, chi è seduto sul trono? Chi è seduto sul trono? È Dio che è seduto sul trono. Ed è Lui altresì che ci ha fatto sedere nei luoghi celesti con Cristo. Lui ci ha fatti sedere. Amen. Alleluia. Gloria a Dio.